Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi vorrò portarvi insieme a me in questa avventura naturalistica nei dintorni della mia città. L'obiettivo di questa avventura sarà immortalare alcune specie che nella loro rotta migratoria passano e stazionano qui intorno. Quindi ragazzi, non aspettiamo ancora e partiamo subito. Ovviamente partendo di buon'ora cerco di raggiungere lo spot di fotografia, ma prima di andare a fare dei bei scatti bisogna ricaricare le proprie batterie, quindi mi fermo per una buona colazione. Ho scelto questo spot vedendo più o meno dove potevano fermarsi questi animali per riposarsi e magari trovare anche un po' di riparo. Anche perché fortunatamente mi trovo in un periodo perfetto per fare questa sezione, perché mi trovo presente nel centro della rotta migratoria di tanti animali. Guardandomi dietro mi sono accorto che proprio sul sentiero che ho percorso c'era questo erone che stava lì come una sentinella. Quindi comincio a riscaldare l'otturatore facendo delle foto a questa simpatica famiglia di oche. Mi accorgo che a fianco a me la sentinella si è spostata. E la cosa più strana è come posiziona il collo durante il volo. Continuo a scrutare il cielo alla ricerca di altri soggetti da fotografare. Quando poco dopo assisto alla partenza di un cormorano con la sua incredibile apertura alare. E lì mi passa un pensiero per la mente e mi chiedo quanti chilometri quelle ali si sono fatte per arrivare qui, in questo posto. Assaporo veramente questi pensieri e questi momenti passati in un posto veramente bellissimo. E proprio mentre osservo questo paesaggio, corro lontano delle figure chiare, in contrasto con il cielo grigio delle nuvole. Era uno stormo di gabbianella, quindi preso alla sprovvista, triangolo alla bene e meglio e scatto rapidamente delle foto. E non potevo mai pensare che questo stormo di gabbianelle veniva seguito da una coppia di falchetti. Uno di loro si distacca da questa formazione, si avvicina ad un albero e sceglie un ramo per farne il suo trespolo. Devo dire che mi sono fatto prendere l'emozione ed ho immortalato qualsiasi movimento lui facesse. Poco dopo, emozione che diventa euforia, quando decide di spiccare il volo, regalandomi delle immagini che mi rimarranno sempre nel cuore. Bene, come il falco questa avventura è finita, ma siamo sempre in attesa per la prossima. Bene ragazzi, spero che questo viaggio veloce circondare la natura vi è piaciuto. Spero di essere riuscito a darvi un assaggio delle avventure e delle emozioni che ho provato. Se così è stato, vi chiedo di lasciare un mi piace e un commento al video e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Quindi ragazzi, grazie per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao!